tutti ciurma e benvenuti da Gigherini in questo nuovissimo episodio su Black Tail Innocence. Finalmente un momento dopo la vita. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno 30 like per questo nuovo video. Oggi festeggiamo tutti insieme il mio compleanno. A parte le cacchiate ragazzi, dobbiamo giocare il capitolo 10 che si intitola La Via delle Rose. Emissia attraversa da sola i vicoli della città in piena legge marziale ed entra nell'università. Li trova il Sanguinis Itinera, il mitico libro che dovrebbe aiutare Hugor a attraversare la prima soglia, un passaggio cruciale nell'evoluzione della sua malattia. Tuttavia l'inquisizione l'ha preceduta. Come trova il libro? Cioè, mo ci siamo entrati all'università, che cosa ha trovato? Che? Eccoci qua ragazzi, finalmente all'interno dell'università, che sembrerebbe non essere messa proprio tanto bene, effettivamente. Allora vediamo che cosa possiamo raccogliere. Tessuto, signore, immagino di andare di qua. Allora, prima di andare di là, ah no, aspettate, da qua siamo entrati. Qua non c'è niente, vero, che posso usare. Sembrerebbe di no, giocherina. Chi te l'ha fatto fare ad arrivare fino a là? La curiosità, la voglia di trovare oggetti utili, probabilmente, perché se no siamo nella cacchina, se non abbiamo abbastanza risorse. Ok, ragazzi, questo ambiente già mi piace. It's locked. Questa è chiusa, meraviglioso. Allora, vorrà dire che andrò di qua. Questo non possiamo prenderne, ne abbiamo già abbastanza. Allora, questo posto già mi sta a piacere. Io mi ripeto, ragazzi, mi ripeto. Sarà tutto chiuso, immagino che guideranno un pochettino il nostro cammino. Vediamo, niente, ok, tutto chiuso. Non possiamo raccogliere niente, insomma, ma volete fare qualcosa oggi? Ah? Oh, it's enormous. Oh. But where have the books gone? Caspiterina, ammazza, questo dovrebbe essere tipo l'ambiente della biblioteca e i libri. Poi niente, proprio ci è rimasto qua. Mamma mia, che mattanza pure dei libri. Non mi dite che ratti se sono divorati pure i libri. Sapete che i topi rosicchiano la carta, no? Se non sbaglio, i topi rosicchiano qualsiasi cosa, pure le unghie dei nostri piedi, se non stiamo attenti. Anzi, già me le hanno limate un paio di volte di troppo, direi. Flowers, yes, there are roses. I'm on the right. Ah, ok, ok. Lucas ci aveva detto di seguire la via delle rose per trovare. How many days have we been here? I've lost count. I can't even tell the difference between day and night anymore. Shut up in here. It'll soon be over. Vitalis has brought back a young lad to open the last door. Oh, oh. Days we've been here, and the Grand Inquisitor himself is coming to help us. Gonna be quite an event. Certo, però datemi il mio di libro. Lucas, stavo dicendo prima che sti stronzazzi mi interrompessero, ci aveva detto di seguire appunto la via delle rose. Oh oh. Strange. Questa merda rattesca. Raccogliamo Episanguis a gogo. Ah, non ce ne possiamo prendere più. D'accordo. Non ci sono ratti qui, attenzione. Il tizio direi che possiamo provare ad ammazzarlo così come sta. Ci proviamo. Risolto ogni problema. Com'è facile così, basta lanciare un sasso e svapolargli la zucca. Oh yeah, missia, oh yeah. Ammazza il librone, oh. Che fighi ragazzi, sti libri qua che venivano scritti a mano. E Alessandra sa benissimo che stiamo pensando la stessa cosa. Cioè, che figata. Per la miseria, che figata ragazzi. Allora, qua c'è un carretto che dobbiamo spostare. Io direi di guardare un attimo prima se c'è qualcosa che possiamo prendere. No, no. Oh, più c'ho intenzione di fare le cose bene, meno risorse mi mettono in giro. Va bene, allora. Lo devo spingere di qua, perché immagino che la porta qui a sinistra è bloccata. Per cui qua sopra sembrerebbe esserci un secondo piano, diciamo così, un soppalco, ecco. Un soppalco utile a salire, ecco fatto. Tac. E tac. Ma che gli avete fatto a tutto sto patrimonio culturale? Guardate un po' come hanno rovinato tutto, ragazzi. Come hanno rovinato tutto quanto. D'accordo.
Ma io continuo di qua. Ah, cioè, aspetta. Cioè, ho spostato quel carretto che pesava tipo 300 miliardi di chili per prendere un po' di corda. Un po' di cavo, gna caspita si chiama? Ah, no. Che cecata che sono, c'era la porta qua. Oh. Permesso? È permesso. Got enough books or do you want me to get you some more? One can never have enough books. If one can be. All'epoca. It's all just pagan stuff. Certo. Venus Itinera is a sacred book. The knowledge it contains goes back to the dawn of man. Accidenti. And this knowledge can save us all. So keep searching and concentrate on looking for books with a red. The book, red cover. The Sanguinis Itinera. Come ha fatto a vedermi sto stronzo? Stanno cercando, guarda caso, giusto lo stesso libro che stiamo cercando noi. Porca miseriaccia, ragazzi, qualcosa il grande inquisitore deve avere in comune con Hugo, perché non si spiega. Hanno ammucchiato, ragazzi, e buttato come fosse merda, oddio Gesù, tutti sti libri così. No, aspettate, no, mo seriamente, come dovrei fare? Oh. Lei si concentri pure da quella parte. Oh mio Dio, ragazzi, se si dovessero accorgere di noi sarebbe la nostra fine. Questo alchimista direi che è assolutamente inquietante. Immagino che dovremmo fare il giro di qua, per cui aspetteremo che ci volterà le spalle per poter passare. Ok, silenzio. Non posso prenderlo l'alcol, figuriamoci. Speravo di poterglielo tipo sgraffignare da sotto il naso, invece. No. Ok, signore. Lei. Oddio Gesù, ragazzi, si accorgerà di noi. Si accorgerà di noi. Non farò in tempo. Ok, sono lì, perfetto. Un bel sassolino lo abbiamo recuperato. Questo tizio però c'ha l'ermo. I'll stuff one of his bloody books in his cup. With a red cover, it's his favorite scent. Oh, the book. Another brilliant idea from the alchemist. There's something shady about those guys. Too true. There's parts of the bastion I don't go anymore. Io non so, ragazzi. Doing there? Yeah, let's not talk about it. Yo. Oh, se sta muove. There they are. Aha! Interessante. Get out of there. Go. Via! Basta che non mi venite a mangiarmi. Oddio. Stanno venendo pure di qua. Ok, andate. Di là. Non verso di me. Maledetti voi siate. Franco! Andate a mangiare quei pezzi di merda. Andate. Non vi azzardate a venire di qua. Ok, fin qui c'è la luce, ragazzi, per cui siamo abbastanza protetti, per fortuna, ma c'è bisogno che sti cazzo dei ratti se vadano a mangiare sti due stronzetti. Allora, attenzione. Andate, amici miei! Divorate anche l'altro pezzo di merda! Perché tu pensi di essere tanto migliore? Adesso che finiranno di divorarlo, divoreranno anche te. L'ho finito. Neanche per te, non ti preoccupare. Non pensare di cavartela con tanto meno, caro il mio puzzone. Andate, figli miei! Potere! Ok. Adesso che me li avete tolti di mezzo, direi di fare in fretta a prendere tutto quello che c'è di qua, ragazzi. You're far from home too, aren't you? Ah, un fiore. We're doing this for you. Che bello, basta che non ci vengono a divorare i Franco qua. Oh, una margherita, che tenerezza. Allora, ho un po' di paura, effettivamente. Non possiamo prenderne più di questo, vero? Sembrerebbe di no. Per cui, zolfo, era forse l'ultimo elemento che ci mancava. Ah, dobbiamo fare per forza il giro. Un po' di paura ce l'ho ad andare in giro così, con così tanta nonchalance, in mezzo ai ratti. Stuff. Will it end up covering everything? Cara Missia, che ne possiamo sapere? Non lo possiamo sapere, direi. Per cui la strada, la via delle rose, suppongo che ci conduce da questa parte. Esatto. Oh, chi è stato? Chi va là? Gnacca. Move it, oddio. Blacksmith. That work waiting for you.
We're really scraping the barrel if Vitali stoops to catching a beggar like this. Povero tipo. Oh well, perhaps they'll finally open this door. I can't get past. Too many guards. Di qua è impossibile, direi di sì. Per cui mi sa che non ci resta che passare. How on earth did the rats do that? Imagine the force you need to get through that thickness. And imagine what it will do to your arm. The hole's no use anymore. They've blocked it up, can't you see? They know exactly what they're doing, little bastards. Certo che lo sanno. Sicuramente, guardate, sti ratti probabilmente sono più intelligenti di voi. Adesso, ragazzi, non ci resta che attirarli entrambi di là. Hop! Let's go see. Be careful. Andate, ragazzi, andate. Fate bene il vostro dovere, eh. Non ve lo fate scappare. Allora, qua cosa c'è? Noted. Ok, ragazzi, qua c'è un bel gruppo di rattazzi che probabilmente non vede l'ora di banchettare. Per cui probabilmente adesso che abbiamo liberato la strada ai nostri amici franchi qua, direi che possiamo usare questo. Speriamo che basti. Oh, guardateli come vanno, ragazzi, mamma mia. Mi blocco l'accesso. Così non potete di certo più tornare da questa parte. Secondo voi si divoreranno pure quello con l'armatura più spissa? Vogliamo provare. Già li hanno divorati entrambi? Davvero? Oh mio Dio. Oh mio Dio, ragazzi, siete di un'efficienza spaventosa, oserei dire. Pazzesco, ok. No, non c'è... Non ce ne entra più, ragazzi. Stiamo esplodendo. Il nostro inventario davvero sta invocando pietà. Oh, andiamo di qua. Forza. Mi sa che recuperare sto libro, ragazzi, non sarà poi tanto facile. Speriamo di no, miss, perché non è che abbiamo tanto tempo da perdere. Allora, cuoio è quello che abbiamo di meno. Dopodiché, ok, perfetto, tessuto e attrezzi. Ok, ne abbiamo un paio, ragazzi. E qua c'è un banco da lavoro. Vediamo un po' se possiamo... Oh, finalmente possiamo migliorare qualcosa. Questo è interessante, ragazzi. Emissia non avrà più bisogno di un laboratorio per migliorare il suo equipaggiamento. Mi sa di migliorare questo, perché può esserci utile, capite? Per cui ci prosciugherà tutte quante le risorse. Però, appunto, que ora o mai più in pratica. Però ci sarà utile d'ora in avanti per poter migliorare il nostro equipaggiamento dappertutto, non per forza col banco da lavoro. Allora, e questo povero uomo. Of our young Hugo de Rune. Lord Nicholas continues his search. In which case, the only thing that can help us find the book is the son of a smith. You built that door with your father. Now, you'll open it for us. We were asked to build that door precisely to keep out scum like you. Grande! And the Grand Inquisitor Vitalis Benevon. Benevon? Oh! You have no idea how I have suffered. Look what I endure for you. Per voi chi? Che cosa? Oh mio Dio. Mio Dio. What is your name, boy? Non credo che abbia intenzione di parlare con Roderick. Te. Roderick. I do not wish for Roderick to expire. Before he has opened this door, do not commit the same mistake you made with his father. Take it. Stima assoluta per sto ragazzo, ragazzi, c'ha due palle così.
Oh, lo devo liberare. I mustn't lose them. Ah, seguiamo il prigioniero, ok. E qua è bloccato. Ah. Mamma mia, ragazzi, che soggetto davvero inquietante. Anche il grande inquisitore Vitalis. Looks like we both have problems. Direi di sì. How long did the Episanguis contain the bite? As long as his faith allows. Sì. La fede. E gli fanno, ragazzi, tipo delle trasfusioni di sangue. Cioè, proprio, mamma mia, veramente raccapricciante. Iniettano l'episangue. Cioè, veramente di tutto e di più. Vediamo un po' se riusciamo ad evitare di farci scoprire. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. So he's the one who made the door. Yes, and he'll open it. With the book and the Darun kid, Vitalis can complete the conjuration. Then we'll be saved from the plague. Ad ignem, ad lucem. Certo, sì. Oh, well said. Move it! Now listen to me. Me and my friend spent some time in the jails of the Bastion, making the heretic. Ok, immagino che questo soggetto dovremmo... Ah, posso passare qua? Aspettate, ragazzi, prima di fare qualsiasi sciocchezza, meglio guardarsi bene intorno. Allora, ok, allora procediamo senza farci scoprire. Stavo già per provare ad ideare qualsiasi idea folle, ragazzi, per liberarmi di quel soggetto. So, recognize it? Remind you of your dad? Don't you talk about my father? Oh, really? You wanna play that game? Oddio. Questo soggetto grande e grosso, ragazzi, mi preoccupa non poco. Vi dirò proprio la sincera verità. Qua c'è niente. Per cui non ci resta che, oddio, ecco, continuare a seguirli. Get to work. You've ruined the floor. Heavy armor. Oh, there has to be a way. Salviamo il prigioniero, ragazzi. Dovremmo usare il Devorantis, suppongo. Adesso possiamo crearne un paio. Ma si accorgeranno entrambi di noi, ragazzi, così. Aspettate solo un nanosecondo. Ah, 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 aspettate, ecco perché bisogna guardarsi in giro prima di fare qualsiasi cosa. Via! Oh! Oddio, vai, picchialo, oddio, pestalo. I don't know amico, who you are, but thank you. We need to leave. The other guards must have heard that. Beh. What's that door? A special order. My father's masterpiece. Ah. And do you know how to open it? Because it would be a real help. Beh. Oh, oh, merda, 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 merda. Adesso siamo nella merda, siamo nella merda nera, 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 nera. A cagare, va. Minchia che mira di merda. Ok, ragazzi, cerchiamo di stare pronti. Forza, forza. Tac. Oh, ste fiamme, mamma mia. Tac. Beh. Beh. Tac. Ok. That's it. Oh, andiamo, andiamo, andiamo. They won't let us go. Ok. Anzi a mille, ragazzi, anzi a mille, perché se ci prendono. Sì, sì, giusto il nome, sì, sì, sta tranquillo che mi fermo proprio perché mi hai detto il nome dell'inquisizione. Don't think. Run. No, infatti. se se. Oddio. Ma sai dove sto lì, bro? Oh, ma che è sta sezione? Questa forse è una sezione proibita, può essere. Dai, 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 chiudi, chiudi. Oh. Will that do it? It'll have to. Right. Speriamo in the basement. It's a start. Oh. Roderick, I need the book. What on earth is so special about this book? It could save my little brother, please. I don't know che where sa, it is. Infatti. The only thing I know is that they tortured my father to death for it. And I'm gonna kill them. They killed mi dispiace, my parents too. We might get out of here together. All right. What about the book? Just you wait and see. There's lots of them around here. Ah, beh. Vabbè, se abbiamo culo è giusto qua sotto in questa caverna nascosta, se abbiamo culo.
Vabbè, probabilmente è qui davvero, ragazzi. Magari una sezione, mo ci vuole la sezione proibita. Another library. Wow. Underneath the library. Forbidden books. That's why we picked the door. So the Sanguisitanera has to be here. Certo. All I know is it has a red cover. Look. Dove? 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 Roses. Oh. That must be it. I'll have to climb up. Ok. All right. Il punto è che. Interesting. The shelves from above. That's your route to the book. Easy. Aspettate, no. Non sto vedendo cosa succede. Dobbiamo un attimo capire cosa fare. E allora. Could you lend a hand? Ok, bisogna allinearli. No. Niente da fa. I need to act as a counterbalance. I'll stay over here. Tell me which lever you want me to pull. Ah, ok. Cioè, quindi, insomma, si devono per forza alternare. Che ne so? No. Madonna, mo ci metterò una vita a capire cosa fare. One eternity later. Aspettate, ecco, adesso alzato fino a su questo, ragazzi, c'era sotto questo carretto che ovviamente deve servire. You said you'd act as a counterbalance. I did. It gave way. Right. Ah. We'll have to be very careful. Ok, dobbiamo vedere dove serve sto caspita di carretto. Allora, qua sotto di sicuro no, ragazzi, perché c'è questo masso enorme. Suppongo che questo carretto andrà di qua. Dovrei alzarmi questo qua, suppongo io. E tienilo, per l'amore del cielo. Ok, lasciamolo qua, ragazzi. Perfetto. Adesso che quello è su. One eternity later. Aspettate, io qua dovevo salire, ragazzi. A parte che qua dentro forse c'è qualcosa di utile. Ok. Antidoto. Wow. Ok, attrezzo, corda, cavo, come cavolo si chiama. Allora, io forse devo salire qua, ragazzi. Quanto sono stata idiota. Mostalla riporta. One eternity later. Ok, ce l'abbiamo fatta. Da portarlo fino a qua, grazie al cielo. Ok, adesso sì, potremo dargli istruzioni, ragazzi, adesso ha senso. Potremo dargli istruzioni su quali. My name's Amicia and you're Roderick, right? You know a lot of stuff, Amicia. Who hired you to do the door? Monks of a sort. They didn't talk much. My father designed it. He was the master. I was too low. We need something underneath to stop it falling down. I'll find something. E infatti l'ho trovato un altro carretto, porca miseria. A sto punto immagino che dovremo portarlo fino a là. One eternity later. Quindi l'idea comunque di lasciare il carretto qua sotto era giusta, ci stava, però porca miseria, ho dovuto fare due viaggi a portare sto macigno. Quiet. Where did the soldiers go? Ok, lascialo pure qua. Well, if that crate over there. You could use it as a wedge. Good idea. In che senso? Cuneo, di che stai a parlare? Sotto c'è qualcosa. Ma ci posso passare? Non li avevo mica visti questi, Non ho capito cosa intende per cuneo. Proviamo a vedere un attimo cosa succede adesso. Adesso che posso andare di qua. Ok. Vediamo un attimino cosa That's succede. It. Stop. Ok. Now. Reggi, per carità. Non vorrei farmi rompere le rotule. Oh, perfetto. Lascialo pure. Ecco fatto. Oh, perfetto. Così ragioniamo. Così sì che funziona. Qua ce la fai però a salire. Cioè, ragazzi, non mi dite che non ce la farebbe a salire. Spingi, 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 spingi. Ok, eccoci qua. Perfetto, molla. You need to move, Amicia. In che senso? Get off it then. Ma scusa. Stop. Yeah. Cioè, oh, è che perché prima non me la dava l'opzione? Vabbè, ok, diciamone sì, ho fatto tutta sta fatica. That's it, nearly there. Let's go, we've been here too long. Oh, è lui, fermi tutti. Got it, I can barely believe it. Yuhu! You'd better believe it and get back quickly. They'll be here any second. Oh, accidenti. Oh, accidenti, oddio, non ci tenevo a incontrarlo questo qua. Oh oh, cioè sono arrivati con una flemma, ragazzi, con la I know you. Amicia Darune. We have been watching your family for quite some time now. Waiting for the macula in your brother's blood to finish its slumber.
You could say I have watched you grow. Wow! Fa abbastanza schifo come idea, le dirò la verità. We have no chance. Little idiot. What do you expect to do with that book? Save my brother. With your brother and that book, I can save the world. That's enough. Come on, this way. Ma ci credi solo tu? Oddio. Oh, grande. But no one can escape their own blood. You seem to know each other. He destroyed my life. I know what that's like. Ok ragazzi, non ci resta che fuggire via. Abbiamo trovato il libro grazie all'aiuto di Rodrick, che non lo so, sarà una forma arcaica di Rodrigo a sto punto. Ready? It's gonna be hell out there. Sì. Let's get out of these corridors quick. Couldn't agree more. Andiamo. Oddio, e che palle di nuovo stealth. You certainly stirred them up. Quiet. I can't risk losing this book. Beh, direi di no, però. Cioè, possiamo stare 3 ore. Did it get so bad? Eviama, we're stuck. He's looking the other way. I can take him. You sure? It'll be my pleasure. Whenever. Come fai? Lui è armato fine. Quando compare l'icona, premi per chiedere a Rodrick di eliminare. Ma dai, davvero. Vai. That's for my father. Wow, ma questo ragazzo è pieno di risorse e di sorprese. No. But I'm starting to like it. Oddio Gesù, diventerà un serial killer, abbiamo creato un mostro. Sì, sì, vada. He's alone. But he will see me coming. I got distracted. Ecco, questo sicuramente, caro Rodrick, di questo non temere. Stai pronto, vai. È magico questo tizio. Oh! Riesce a eliminare nemici che hanno, cioè tipo l'armatura spessa 10 cm. Ok, allora vi dà tempo a sgraffignare qualcosa di utile che non posso prendere. He has trouble with his eyes sometimes. Pietra per la lettura. Oh! Ah, gli occhiali! Ma dai! Che figata, ragazzi! I don't like hanging around doing anything like this. One each, alright. I'll take the one with the helmet. Fine. It's just a matter of timing. Whenever okay. You're ready. Ok, vai pure. Vai! Cazzarola, ti ho detto dannato! Ti ho detto di andare! Io gli ho dato il comando. Stai nascosto, per carità. Oh! You don't need to tell me. Che cavolo, due volte, è la seconda volta che effettivamente te lo ripeto, caro mio. Nah, non è mai abbastanza, dai su via. Per cui non perdiamo tempo, andiamocene via da questo inferno. Non credo che siamo così fortunati. Però fire. Oh shit. Che c'è? Fire. Did we? Fire is spreading. Is the Grand Inquisitor still inside? How do I know? Ma chi se ne frega? Chi se ne frega se rimane all'interno, no? Oh, zio. That's all I need. The rats, the shield. We can't touch him, Rodrick. Wait. When they took me to the bastion to question me, I saw the alchemists making some stuff they called the extinguish. Puts flames out. I was going to save it for later, but... Grazie. Ora puoi creare l'extinguish. Perfetto. Un altro elemento, ragazzi. Estingue le fiamme. Ok. Munizioni estese spengono le fiamme. Mira un fuoco acceso e lancia. Ok, perfetto. Tanto dobbiamo rimanere per forza qua dietro. Ok, via. Ecco fatto. Mi dispiace, amico. Franco, grazie. Vabbè, questo sì, sicuramente, ma adesso i ratti potrebbero prendersela con noi. Vabbè, andiamo via, come se non fosse successo niente. Oh merda, stai giù. Ragazzi, direi che mi servite, ma da un'altra parte. Oh merda. Vedete, in questo caso, ragazzi, non ho una lanterna, ma una torcia, per cui... Tac. Via! Che
fanno sguinzagliare i Franco, ragazzi. È meraviglioso, davvero dà una certa soddisfazione, direi, usarli contro i propri nemici. Va bene. Well, head straight for the fire. It's the only way. Ok. Adesso vediamo subito come fare. Oddio. Oddio, Gesù. Sta andando a fuoco. Oddio, verrà qui. Verrà qui. Ok, ragazzi. Lì la luce è troppa. È impossibile. Two guards. We need to get one of them out of the way. Questo l'avevo capito, caro mio, per cui dovremmo usare un vaso. Dobbiamo usare un vaso, sperando che vada fino a lì. Ok, caro Rodrick, ti toccherà ammazzare questo pezzo di merda qua, sempre se mi lascia. Non mi lascia, ragazzi. Can you take care of him? You're finished. Nothing here. Gli è passato davanti. Gli è passato davanti, non se ne è manco accorto. Amicia, the helmets. Sì, questo l'ho capito, figlio mio. Però, vabbè, ok. Se adesso riusciamo ad attirarlo di qua. Ok, perfetto. Ma non è andato a vedere. Pezzo di merda, che non sei altro. Adesso io te la faccio pagare. Perché no, la devi pagare. È vicino a un fuoco. Oh, cazzarola. C'è un fuoco lì, ragazzi. È vicino a un fuoco, lo stronzo. Allora, adesso dobbiamo valutare bene cosa fare, ragazzi. Ad estinguere quel fuoco. Eccolo là, ok, perfetto. Uno è andato, vai. Oddio, Rodrick, te tocca tantissimo. Vai. Abbiamo sguinzagliato un mostro, ragazzi. Abbiamo creato un mostro, è fantastico. Ecco, se ne occupa lui. Non usiamo risorse. Effettivamente abbiamo avuto qualche attimo di problema, ma fa niente. Oh, dobbiamo andare verso le fiamme, davvero. Questo mi stavi a dire. Oddio, Gesù. Do we really have to go in there? Yes. Take a deep breath. Ok. It's already hot. Madonna. Ma possiamo morire qua, per le esalazioni del fumo. What are we going to do? Follow me and look after your book. Ci manca solo che prende fuoco. Oh Lord. Oddio. Corri, Rodrick, corri! Non guardarti indietro, muovite, se no a me mi prendono, mica a te. Dai! Che? Oddio, merda. Ah, su. Oh, quasi piglia fuoco. Ok. Ce la famo? Ce la famo ad andarcene per la miseriaccia? È stato un incubo pure questo. Non ti guardare indietro, Emilia, è andato a fuoco l'università, lo so. Fa male al cuore, perché fa male al cuore, ma vai via, scappa via. Ok, capitolo 10 completato, ragazzi. Capitolo 11 si intitola Vivo. E la cosa sta entrando proprio nel vivo, ragazzi, la storia. Quindi si fa sempre un po' più interessante. Vedremo la prossima volta, a questo punto, cosa riusciamo a fare adesso che abbiamo questo magico libro. Per cui questo video termina qui. Un bacione. Obdosh a tutti, ragazzi. Ciao! Vi ricordo, ragazzi, che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!